Se Castel del Monte è il monumento più rappresentativo, la burrata insieme all'olio extravergine di varietà coratina è il simbolo gastronomico di Andria. Un pregiato prodotto caseario che da un paio di mesi può fregiarsi del marchio IGP, indicazione geografica protetta, contribuendo così alle proprie fortune e a quelle dell'intero territorio. A completamento del lungo percorso per il riconoscimento del marchio europeo, dopo che nel 2010 era sorta un'apposita associazione, domani nasce ufficialmente il Consorzio per la tutela e valorizzazione della burrata di Andria IGP. Vi aderiscono 6 tra i più importanti caseifici andriesi, baluardi di un comparto che comprende 30 aziende tra piccole e grandi, un migliaio gli addetti considerando l'indotto ed un fatturato che supera gli 80 milioni di euro. La burrata è la punta di diamante della produzione e il marchio IGP dovrebbe trainare un'ulteriore crescita, una opportunità da sfruttare secondo Monti, ma non per tutti. È un'opportunità persa perché in tutto questo non sono stati coinvolte il settore lattiero caseario di questa regione. Evidentemente è un'opportunità per alcuni settori, è un'opportunità per un territorio, però il latte pugliese non è stato coinvolto in questa realtà. Auspichiamo e sappiamo che ci sarà la possibilità di un dialogo e di un confronto e di un rapporto che è necessario proprio per valorizzare veramente la zootecnia di questa regione. Nel disciplinare infatti non c'è alcun riferimento al latte pugliese. Ad Andria giornalmente arrivano 3.000 quintali di latte fresco dal nord Italia, da Germania, Austria, Francia, ma questo, fanno sapere dal consorzio, è solo un punto di partenza per un progetto che vorrà comprendere gli allevatori pugliesi. Si gettano le basi per poter creare anche qui le condizioni di una filiera corta con l'aggiunta della produzione del nostro latte, che diventa fondamentale perché anche le nostre aziende hanno interesse a sviluppare questa strategia, perché il valore che si crea diventa determinante per gettare le basi anche per un incremento occupazionale e soprattutto economico.